Buongiorno, secondo giorno, abbiamo fatto colazione a rifugio, siamo tutti addormentati e stanchi dal giro di ieri, è stato assurdo, siamo un po' indecisi su cosa fare, o il col Basei o il col Rosé, vediamo, si prenderanno i centrioni pian piano. La fine optiamo per il col Basei. Sentiero abbastanza a caso. Abbiamo sbagliato sentiero. Siamo stati troppo alti. Quindi andremo né al Basei né al Rossetto, andiamo al Nicolettazza. Scendiamo dalla valle sotto. Sono certi strappi, ti segano i polmoni. Aggiornamento, abbiamo perso due membri del gruppo, cerchiamo Mini da tutte le parti. Siamo in mezzo a questa pietraia enorme. È infinita sta strada. Sta strada. Il 90% di ripidità. O magari una camoscia. Oh, guardano un'altra qua. Ci hai perso. Ma questa è una camoscia in calore o sbaglio? La GoPro qua di su, manca pochissimo, credo. Chissà se li sto inquadrando, io non vedo niente. Devo riprendere questo momento. Sono al passo. Mamma mia. Porca troia. Sole in cima. Arrivati in cima al passo del Nicolettazza, spero si chiami così, bellissimo. Fa un freddo cane. Questa è una vetta di salame tagliato. Sto da Davide. Sto guardando là. Questo era il sentiero iniziale. La botta è sempre sul pezzo. Ok. Inizio a impazzire tutto. Veramente. Avrò le orecchie a sventola. Vabbè, stiamo facendo
questo sentiero sotto costa è infinito, veramente infinito. Siamo abbastanza provati, iniziano a far male i piedi, gambe, quadricipiti, tricipiti, ti fa male il culo, tutto di più. Ecco il rifugio là in mezzo. Sì, ancora piccolo. Birra, manca pochissimo. Arrivati al rifugio. Ora super pausa. Questa sì, questa magari la mettiamo. Questa è da stampare 100%. Siete tristi di lasciare questo alberghetto? Ciao, siete tristi? Giro praticamente finito. Ovviamente l'avrò detto centinaia di volte, ma è spaziale questa valle. Ciao. Davide, un saluto al videone. Ciao. Mi è finito il giro. Ma il migliore di tutti i visioni secondo me è stato lo show delle Francesca Botta e Botta. Brava! Il abbraccio! Boh, l'abbiamo perso, non so dove sia. Siamo arrivati quasi, perché non si arriva mai alla macchina.